Inter ha rischiato seriamente di perdere una delle sei stelle, come confermato ormai da diverse fonti. Il Real Madrid si era fatto avanti. Sarebbe potuto essere uno dei più grandi colpi di mercato degli ultimi anni, andando ulteriormente a impreziosire la già lussuosissima rosa del Real Madrid. Carlo Ancelotti, infatti, aveva cercato di spingere Florentino Perez a regalargli un prestigioso rinforzo nerazzurro per la sua rosa. Il Real era stato molto vicino ad aggiungere alla propria squadra uno dei pilastri dell'Inter di Simone Inzaghi, e probabilmente le cose sarebbero potute andare molto diversamente in Serie A. Il colpo da 40 milioni di euro si sarebbe potuto concretizzare, infatti, nell'estate del 2023, per cui non è scontato che, a quel punto, l'Inter sarebbe poi riuscita a conquistare lo scudetto al termine della stagione. A quel tempo, infatti, i Blancos stavano valutando attentamente il loro futuro, considerando che alcuni veterani della squadra di Ancelotti erano ormai prossimi alla fine carriera, almeno con il Real. Carvajal, Nacho, Kroos, Modric erano decisamente i nomi più evidentemente vicini alla fine del loro ciclo nel club madrileno, dopo che già se n'era andato Karim Benzema. Non c'è da stupirsi, infatti, che dei quattro giocatori citati due, Nacho e Kroos, hanno effettivamente lasciato la squadra al termine dell'annata, poche settimane fa, e il tedesco si è addirittura ritirato dal calcio. Proprio per questo Carlo Ancelotti sognava di portare a Madrid un giocatore giovane che potesse diventare un nuovo pilastro del club. 40 milioni dal Real Madrid di Ancelotti, ma l'Inter disse di no. L'idea dei Blancos era di acquistare un difensore centrale solido e affidabile che potesse avvicendarsi a Rudiger, Nacho, Militao e Alaba. I problemi di infortuni degli ultimi due, infatti, rappresentavano una grossa incognita per il club madrileno. Per questo si era pensato di acquistare addirittura Alessandro Bastoni, centrale all'epoca 24enne in forza all'Inter e vero perno della difesa. Le sue qualità ne fanno ormai, infatti, uno dei migliori difensori al mondo, sebbene sia ancora relativamente giovane. Ma non si trattava solo di un'idea campata per aria, il Real Madrid si era effettivamente fatto avanti. Il club spagnolo aveva contattato i nerazzurri dicendosi disposto a spendere tra i 30 e i 40 milioni per Bastoni, come ha rivelato il Mundo Deportivo. In precedenza, già l'agente del giocatore Tullio Tinti aveva detto a Sky Sport che il Real era interessato a Bastoni. Ma l'operazione non era andata in porto, decisiva l'opposizione dell'Inter, che aveva ritenuto la cifra proposta dal Real del tutto inadeguata al valore del giocatore.